Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andiamo insieme alla scoperta di un accessorio per borse, ma più che un semplice accessorio, questo donerà vero carattere alla vostra creazione. Stiamo parlando dei manici Inca. Ecco qui i nostri manici Inca, dalla particolare forma trapezoidale. La base ha una misura di 30 cm, mentre invece nella parte alta una misura di 26 cm. L'altezza invece è di 10 cm. Come ben visibile c'è un'anima in metallo che va a diventare poi l'impugnatura. Alla base troviamo quindi i fori per unire il lavoro che hanno un diametro di 4 mm. Un prodotto davvero originale che renderà uniche le vostre creazioni ed in particolare grazie alla garanzia del 100% Made in Italy. Anche per questo prodotto i colori disponibili sono diversi, scopriamoli insieme. Quindi, come abbiamo visto, un prodotto dei manici con un design davvero unico ed originale che ci fa piombare direttamente indietro nel tempo agli anni 50, dove l'eleganza e la raffinatezza sicuramente la fanno da padrone. Grazie a questi manici, infatti, non solo avrete un design unico, ma potrete unire anche la qualità dell'artigianato Made in Italy, la grande resistenza del prodotto e la praticità. Potrete creare infatti delle borse che siano da sera ma anche da giorno, magari applicare poi un fondo in abbinato oppure delle tracolle. Vi ricordiamo infatti che tutte le colorazioni disponibili in catalogo potranno essere abbinate tra loro. E per il cordino? Beh, pensate magari all'abbinamento con un tie lurex che darà un tocco di lucentezza, esalterà ancora di più il metallo del manico, ma anche il tie sublime o il sublime sfumato per dare un tocco di colore e originalità. Non vi resta quindi che scegliere la vostra combinazione preferita e, una volta creata la vostra borsa, di condividerla con noi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, ma anche nel nostro gruppo ufficiale Tessiland e non dimenticate Instagram, Pinterest e TikTok, ma anche il nostro blog, dove ogni settimana scopriremo insieme tantissime novità e curiosità, oltre che le tendenze moda del momento. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News!